Torniamo in Europa, ma torniamo in Europa con degli italiani di valore, di cui essere orgogliosi. Per questo presentiamo il nostro candidato che ha una sua storia umana, professionale, etica, che può rappresentare la migliore Italia in Europa. Ascoltiamolo. Carlo Vulpio e faccio il giornalista. O almeno cerco di fare questo mestiere in un paese in cui fare il giornalista è diventata una cosa molto difficile. L'informazione, la libertà di informazione per tutte le società democratiche, liberali, sono elementi fondamentali. In Italia oggi la informazione e la libertà di informazione sono due pilastri fondamentali, strategici per la democrazia di questo paese. Siamo agli ultimi posti in tutte le classifiche europee e mondiali sulla libertà di informazione, e questo deve essere più che un campanello d'allarme. Questo ci deve far capire che oggi con una Costituzione come la nostra, con un articolo della Costituzione italiana, quale l'articolo 21, che ci garantisce non solo la libertà di fare informazione, ma anche la libertà e il dovere di essere informati in quanto cittadini, bene, tutto questo corre un rischio come mai prima è accaduto. Noi oggi abbiamo bisogno di capire un altro fatto importante, che la informazione non riguarda soltanto i cittadini che vogliono essere informati e soltanto coloro i quali per mestiere fanno informazione, ma riguarda tutti i cittadini indistintamente, e attraverso l'informazione si giocano delle partite fondamentali per ogni paese che voglia dirsi democratico, non soltanto che voglia rimanere in Europa. Dal punto di vista della libertà di informazione, della informazione vera, l'Italia è in Europa soltanto perché ci sono le Alpi a tenerla attaccata al resto del continente europeo. Se non fosse così, noi saremmo già scivolati attraverso lo stretto di Gibilterra in Sud America. Noi oggi abbiamo bisogno di un'informazione libera, di un'informazione vera, perché attraverso l'informazione libera e vera passa la possibilità di tutti i cittadini di far valere i loro diritti in campo sociale, i problemi dell'uguaglianza sociale, i problemi del lavoro, i problemi della giustizia, sono tutti problemi che passano oggi attraverso questo snodo fondamentale. Allora perché uno come me si candida? Io non mi candido per uno scranno a Strasburgo, è l'ultimo dei desideri che io mi candido perché capisco che forse la mia faccia, il mio nome, una faccia e un nome puliti, permettetemi di dirlo, sono spendibili per questa battaglia. Io ho già vinto nel momento in cui queste idee e questa battaglia per l'informazione libera si affermino nell'agenda quotidiana di una campagna elettorale, del dibattito pubblico quotidiano, del discorso pubblico che tutti i cittadini fanno anche nelle loro case quando vedono queste TV e quando leggono questi giornali. Dopodiché lo scranno a Strasburgo, se verrà, saremo tutti contenti, se non verrà saremo contenti uguale. Oggi per me è una giornata importante perché io ho la possibilità di dire queste cose a voi e a tutti coloro i quali ritengono che queste cose sono importanti per il presente e per il futuro di tutti noi.